sono sempre stato, forse tutto è cominciato lì, sono stato, chiamiamo così, un attivista a scuola perché sono stato, non so, 5 anni in consiglio d'istituto alle superiori, eccetera. Lì però la cosa, diciamo, parlando di organizzazioni più strutturate, sono stato. È successo che una volta invitato Amnesty a parlare in un'assemblea di istituto e da lì sono stato per 10 anni in 100.000 maniere diverse coinvolto in Amnesty, dal gruppo locale al consiglio nazionale al consiglio internazionale. Quindi ho fatto 10 anni di Amnesty International in tutte le forme possibili immaginabili. Boh, cioè lì è stata la parte principale dell'attivismo, dopodiché secondo me non si smette mai perché certo non sono quello che alle Certo. 6:01 lascia cadere la penna, Stacca, voglio certo. dire. Ok, e di questo lavoro di volontariato che hai fatto, c'è qualcosa che ti è servito particolarmente, che ti è tornato particolarmente utile, oppure qualcosa che hai dovuto dimenticare Ma guarda, è come una domanda approccio alle curiosa, nel senso cose? che poi forse alcune cose dipendono un po' anche dalla tua personalità o dove ti trovi, però parlandoti di Amnesty, pur essendo stato, come dire, sempre ovviamente interessato, diciamo, ai temi di fondo che quella organizzazione, e ovviamente anche questa, deve affrontare. Mi sono trovato fin quasi da ragazzino a gestire anche aspetti organizzativi, perché poi quando lo fai, secondo me, in strutture volontarie come può essere il gruppo locale di Amnesty o di ActionAid oggi o di un'altra qualunque organizzazione, tra quei 10 volontari che si trovano la sera per fare qualcosa, c'è quello che ha più la Certo. propensione a fare delle cose e quello che ha più la propensione a organizzare gli altri, no? Quindi sicuramente per me è Bello. stato, diciamo, tanti anni di attivismo volontario, sono stati anni in cui ho imparato un sacco di cose su come funzionavano le associazioni. Per esempio, una cosa che ancora adesso mi è utile e che faccio tra l'altro dentro ActionAid fuori dall'Italia è stata l'esperienza di aver vissuto molto da giovane un ruolo, diciamo, non operativo, ma da consiglio direttivo, cioè il far parte del consiglio nazionale di Amnesty, per esempio, è stato importante per rendere chiara la divisione dei ruoli tra board e staff, chi fa cosa, come dire, ciascuno con le sue prerogative e le sue responsabilità, no? Questo mi è stato molto utile quando invece, per esempio, nel ruolo che adesso sto dall'altra parte, cioè io sono il responsabile dello staff, riporto un Sai. board e via di seguito. E questa cosa, tra l'altro, ancora molto utile, la tengo aperta perché sono invece, forse questa è la parte attiva di volontariato, sono in consigli direttivi sia di altri affiliati di ActionAid che di altre associazioni in Italia. Così perché uno ti chiama sulla base della tua esperienza, non è il tuo lavoro di tutti i giorni, però hai visto questo cinema da Certo. vari punti di vista, no? Questa è stata una cosa che secondo me, arrivando nel mondo, diciamo, dell'impegno professionale, avendola già fatta, poteva essere in Amnesty o da un'altra parte, è stata molto utile. Ma poi anche cose molto molto pratiche, insomma, perché secondo me è difficile che tu, per dire, possa fare bene il campaigner, per Sì, dirne una, campaigner. se non hai mai Certo. organizzato il tavolino in piazza prima di fare il campaigner, così come è difficile che possa fare l'amministratore delegato della Fiat se prima non hai visto montare una macchina, secondo me, però. Quindi ci sono tante cose che mi sono state utili, ma direi che la cosa più importante è che comunque resterà sempre diversa da un'azienda, è il fatto di vedere come funziona un'associazione con le sue dinamiche, se vuoi anche non solo gestionali, ma di politica interna, chiamiamola, che vanno gestite con buon senso ed equilibrio. Certo. Tu sei aggiudicato il premio Eccellenza di Manager Italia. È una domanda che hanno fatto milioni di No, no, non è volte. milioni di volte, no, anche perché è piuttosto recente, ma devo dire che poi queste cose qua, il Manager Italia, sai, è di fatto,
chiamiamo così, il sindacato delle persone che hanno un contratto da dirigente, che in Italia sono circa 35.000. Non dico tutti, non credo di essere proprio l'unico, però forse il 99,9% sono dirigenti d'azienda. Qualcuno, Qualcuno, come farò? qualcunino fa un lavoro simile al mio, no? Quindi io trovo importante che in questo contesto nel quale in Italia forse c'è ancora confusione o sovrapposizione nell'immaginario collettivo tra ciò che è non profit e il volontariato tout court, questo gruppo di persone, chiamiamole così, riconosca il fatto che esiste una professionalità anche nel settore non profit e che questa va appunto neanche premiata, ma che va, la cui esistenza va riconosciuta. Quindi io mi ritengo semplicemente un simbolo in questo premio di un'evoluzione che è chiara negli ultimi anni, metti negli ultimi 10-15 anni, che non è compiuta perché ci sono limiti di legge, l'ambiente non è dei più favorevoli, che però, come dire, si sa anche dove va a finire. Quello che è il settore non profit, per esempio nel mondo anglosassone, ha tutte le caratteristiche sul piano professionale di un qualsiasi altro comparto dell'economia, per cui trovo interessante, diciamo così, che anche in Italia la cultura di una gestione professionale di un'associazione sia riconosciuta.